Ehi, hey, sono Flavio, il Maple con la camicia e benvenuto a questa nuova puntata in cui ti faccio vedere il flusso di gioco di Praga Caputregni. E sarà una partita contro l'Auto Mario, o meglio Peter Mario. Questo gioco ha due versioni in singolo giocatore, una che è nel regolamento, veramente basic, e un'altra invece che puoi trovare sul sito della Tesla. Se è già presente, ti metto il link in descrizione, altrimenti puoi andarlo a trovare su Burgame Geek. E tra l'altro c'è una web app che ti permette di non stampare le carte e di utilizzare la web app. Quindi oggi vediamo qualche turno. Eh, contro l'auto Mario, anzi Peter Mario. Essenzialmente poi il gioco è quello. Se vuoi sapere cosa ne penso puoi cliccare là in alto oppure i link in descrizione ti ricordo di iscriverti al canale, cliccare sulla campanellina così rimani sempre aggiornato se ti piacciono i video che faccio e lasciare un bel commento e un like così aiuti il canale a crescere. Ed eccoci qua pronti, prontissimi per Praga Caputregni. Come accennato stiamo giocando una partita contro l'auto Mario, che si chiama Peter Parler, ma noi lo chiameremo Peter Mario, perché è giustamente, mi pare ovvio. Nella sua versione, diciamo un pochino più complessa, perché c'è nel regolamento base questa sua versione, diciamo molto semplice, però fai il suo dovere, ok? Dove toglie semplicemente una di queste tessere e poi tu svolgi il tuo turno. È efficiente e veloce. Questa versione, invece, è un pochino più elaborata, utilizza un mazzo di carte che io non ho stampato, perché un santuomo ha fatto una web app che possiamo utilizzare invece di stampare carte e continuare ad abbattere alberi. Lui farà delle azioni leggermente più complesse, anche se volte solo a toglierci eh, tessere, generalmente, ma non farà punti, perché poi il nostro obiettivo è quello di raggiungere almeno 140 punti, che è un punteggio decente, come dice il regolamento. Vediamo una velocissima panoramica di quello che abbiamo cambiato e aggiunto rispetto a una partita standard, anche se eh, le differenze sono veramente poco influenti. Abbiamo messo tutte le varie tessere alternative, girate un po' a caso. Abbiamo queste tessere che siamo, diciamo, sono la versione avanzata un po' meno bilanciata del, di quelle eh, base. Abbiamo messo queste tessere sulla strada del re invece di quelle base e abbiamo anche invertito un pochino l'ordine qui del ponte. Quindi io direi di dare subito il via alle danze e io ho il primo turno e voglio sicuramente prendere questa tessera che mi permette di costruire. Questi edifici, ok? E in più posso fare l'edificio speciale perché lì c'è la S, oppure se non lo voglio fare, prendo eventualmente un punto vittoria. Quindi costruiamo un edificio. L'edificio che vogliamo costruire è quello speciale, ovvero questo qui. Perché? Eh, perché è una figata. Perché questo qui mi dà una finestrella oro e se riesco a prendere anche un'altra finestrella bianca, ho un'azione in più e in più mi dà anche dei punti. Insomma, male non è. Non ci scordiamo che il suo costo è due monete, quindi andiamo a ridurre questo a zero e siamo già squattrinati e poi ho deciso che la andiamo a mettere qui vediamo se la possiamo mettere in una posizione che ci permette sì, la mettiamo qua così e ci permette, tu ovviamente non la vedi ecco qua, l'abbiamo la messa qui e ci permette di ottenere questo segnalino inoltre ci fa ottenere un punto per ogni edificio attorno alla piazza al quale lo abbiamo costruito e sono due punti poi prendiamo una bella finestrella oro che sono qua, eccola. Scopriamo quindi una nuova tessera, io le tengo così impilate perché così occupa meno spazio. E quindi giriamo la ruota di uno scatto e questa la andiamo a mettere qua. E ora vediamo che cosa farà Peter Mario. E lo vediamo pescandogli una carta. Bene, questa è la prima carta. Vediamo ovviamente cosa vuole fare. L'azione in alto ci dice che vuole prendere una tessera miglioria e la mette in fondo al mazzo e andrà a prendere quella che ha segnato. Una volta che l'ha presa, questo boop si sposta di qua. La seconda azione sarà quella di incrementare la sua produzione di oro e poi prenderà quella tessera indicata. Allora, innanzitutto toglie questa e la mette in fondo allo stack e qua scopriamo la successiva. Boom! E questa si sposta qui. Quindi aumenta la sua produzione di oro. Eccolo, ce la faccio? Ce la posso fare. E infine prende questa tessera e la mette, ovviamente, qua. Risolto il suo turno. Semplice e indolore. Ora tocca a me. E come azione, decido di fare questa. Perché? Innanzitutto, mi permette di prendere una finestrella bianco-argentea e la mettiamo qui insieme all'altra. E con l'altra ci faremo poi un'azione in più. E prendo questa e costruirò delle mura. Siccome sono rimasto con solo due pietre, costruirò questa necessariamente, che tra l'altro mi dà anche un fantastico ovetto o oh, supposta, lo mettiamo qui e la andiamo a costruire. Ovviamente spendiamo anche le due pietre e adesso sono completamente al verde e questa diciamo che la andiamo a mettere qua, perché tanto comunque non ha nessun tipo di collegamento che ci può servire, però ci fa andare avanti sul tracciato blu che è quello del muro del pianto, come si chiama, il muro della fame. Eccolo qua, il muro della fame e quindi ci spostiamo di uno spazio verso sinistra, come poi indicato da questa icona. Voglio fare un'altra azione? Io penso proprio di sì. Ovviamente, qui scopriamo un'altra tessera. Aggiorniamo la ruota. Questo significa che deve fare un altro scatto. Boom, ecco, e questa la mettiamo qui. Quindi, adesso c'è questa che vale fantastici due punti vittoria. Quindi, io potrei voler fare quella. Quindi, magari adesso potrei fare come azione aggiuntiva. Quella di prendere delle monete in modo poi da andare a costruire un edificio. Sì, sì, non è male come idea. Allora, facciamo così. Io spendo queste due, mi fanno fare un'azione in più e ottengo monete. Quante ne ottengo? Ne ottengo tre. E quindi facciamo io, eh, Così. Benissimo, e abbiamo fatto la nostra produzione. Quindi ora Tocca a Peter Mario. Oh, questa ci dice che andrà a prendere una tessera a miglioramento e la mette in fondo al mazzo, dopodiché migliora la sua produzione di oro e elimina quella tessera. Questa è quella che lui vuole far girare. Ecco qua, mettiamo sotto. tac, Perfetto, e questo passa al successivo. Quindi aumenta ancora la sua produzione di oro, eccoci qua. E infine va a levare questa. Ci interessava? Mm, forse no, va bene. Quindi questa gira, e questa va qui. E questa adesso vale su così tre punti. E noi continuiamo sul nostro piano e prendiamo questa che ci dà una pietra che la segno subito sulla mia fantastica rotella. Tre punti vittoria e saliamo a 5. e quindi prendiamo questa. E costruiamo un altro fantastico edificio. Abbiamo tre monetazze e una pietra. Potremmo fare questa che è molto carina. O potremmo fare questa per aumentare la produzione di pietra. Non è male. O questa ancora meglio che ci fa prendere punti. Però io voglio prendere posizione in questa piazza. Voglio mettere un cubetto di modo che poi posso prendere questi bonus che insomma schifo non fanno. E quindi attualmente cosa mi interessa di più? ottenere migliorare la produzione di pietra o ottenere una finestrella secondo me migliorare la produzione di pietra torniamo a zero con l'oro vediamo tutte e tre le monetine prendiamo questa e la andiamo a mettere qua tanto non ha icone sul bordo ci mettiamo un nostro cubettino e miglioriamo la nostra produzione eccoci qua e infine rimettiamo Oh, la... sono andato lungo. La tessera. Benissimo. E ora tocca a Peter Mario. Ora, in questo caso, lui vuole aumentare la produzione o dell'oro o della pietra in base a quella che io possiedo di più e poi prendere la tessera indicata. In questo caso, io ho più miniere, quindi lui farà avanzare le miniere e gli spostiamo il cubettino. Mm. Infine, va a togliere questa tessera e non mi fa prendere, no, potenzialmente due punti vittoria. Cattivone, cattivone. Quella l'avrei fatta volentieri adesso. Sei proprio un grande. Eh. Ma noi, sai cosa facciamo? La strada del re. Quindi ci prendiamo due pietre e saliamo a tre. Bene. Nel fare la strada del re, ci mettiamo qui e possiamo fare entrambe le scelte. Spendiamo l'ovetto che abbiamo preso prima e aumentiamo produzione di pietra oppure produzione di oro. Guardando la nostra plancia conviene aumentare la produzione di pietre perché così prendiamo anche questo bonus e quindi facciamo così e ci andiamo a scegliere uno di questi e direi che ci prendiamo questo qua, così ogni volta che produco pietra ottengo anche un punto vittoria e una moneta perché questo poi viene inserito qui e ora posso fare anche questa azione, quindi prendere sicuramente una finestrella argento e decidere se prendere monete oppure pietra. Facciamo che ci prendiamo una finestrella e una pietra, salendo a quattro. E adesso vediamo cosa vuole fare Peter Mario. Oh, Peter Mario vuole costruire un edificio e poi far circolare una tesserina. L'edificio che vuole costruire ovviamente è questo e dove lo vuole costruire? Esattamente a fianco alla piazza dove è posizionato questo suo eh, signore col cappello. È Mario col cappello. Nel farlo, lui cerca ovviamente di. Eh... Unire e far combaciare i vari simboletti che può trovare. Ma questo non ne ha nessuno. Lui non prende i bonus, non gliene frega niente. Posso metterla dove voglio? Andiamo a coprire il costo maggiore? Sì, tanto comunque lui non prende punti vittoria. In caso io volessi chiudere questa piazza. Perfetto. Ci mettiamo su un cubetto, di quelli suoi però. E lui questo bonus non lo ottiene. A questo punto lui si sposta in senso orario. Di fatto muovendosi su questa piazza. E infine al solito facciamo... Girare la ruotina e gira la ruota, gira la, la, la. <ride> e tocca a noi. Bene. Allora abbiamo fantastiche quattro pietre. Attenzione: se io adesso mi prendo questa tessera speciale con l'idea, dopo di prendere la pietra, perché poi ci sono due tessere vicine, speriamo riesco a prendere questa. Sarebbe ancora più figo, sai che ti dico? Ci proviamo. Allora, prendiamo questa. Possiamo prendere un punto vittoria o la speciale, ma noi prendiamo la speciale, questa qua. La tessera speciale, questa va messa sopra queste, ovviamente, all'azione relativa, e la si può orientare come si vuole, noi diciamo che la mettiamo così, dai. Quindi quando raccolgo pietra o oh, eh, aumento la produzione di pietra, ottengo una pietra e un punto vittoria. E adesso immediatamente prendo il cappellino. Il cappellino mi permette di far salire questo tracciato che essenzialmente più sale e più mi farà valere quest'altro tracciato. E quindi facciamo girare e mettiamo la tesserina e andiamo a vedere cosa vuole fare Peter Mario. Oh, Peter Mario vuole ah, prendere tecnologie, bene, e poi aumentare la sua produzione di oro e togliere, ok, una tessera di cui eh, ce ne frega poco e niente. Quindi, tecnologie. Prende questa, la mette in fondo. E scopriamo la successiva, e questo va avanti. Quindi aumenta la sua produzione di oro. E io mi sono accorto che il suo oro era arrivato a uno dei segnalini. Non mi ricordo quando, se prima o dopo il mio, è ormai andata. Che cosa succede? Prende a caso uno di quelli sul tabellone. Diciamo, non lo so. Facciamo così, ne buttiamo uno. Eccolo. È uscito fuori. Questo, e viene messo qua. Eccoci qua. Essenzialmente lo toglie a me. Quindi lui vuole comunque aumentare la sua produzione di oro e quindi facciamo così, togliamo la tessera e toglie questa. Questo gira, questo si mette qui. E ci siamo perché tra un po', non appena il cubetto arriva qui, si avanza il segnalino del round. O dell'epoca o dell'era, insomma, dipende. Come lo vuoi chiamare tu? Io farò questa azione. Quindi, innanzitutto vieni fuori, produco pietra. Attualmente come vedi io ottengo 4 pietre, il che significa che questo sale a 8, di conseguenza togliendo questo cubettino. Tac, ecco qua, questo lo tengo nella mia riserva e ottengo questo bonus che è un libricino, ovvero posso salire su questo tracciato, il che mi fa ottenere una tecnologia di livello 1 e tra l'altro ottengo anche un punto vittoria, più un altro punto vittoria e una moneta. Ora, come puoi vedere, le tecnologie sono quelle di livello 1, 2, 3 e 4. Come sali su quel tracciato e arrivi al livello indicato, ottieni queste tecnologie. Quelle di livello 1 e di livello 2 sono delle abilità che ti porti per tutta la partita, mentre quelle di livello 3 e 4 sono one shot e sono molto forti. Puoi utilizzarle quando vuoi. In questo caso, si pescano tre tessere e se ne sceglie una. Le tessere che sono uscite sono questa. E ogni volta che ottengo pietre dalla ruota, ottengo una pietra in più e un punto vittoria. Poi c'è questa che mi dice che ogni volta che salgo di livello su questi tracciati, quindi scavallo, prendo due punti vittoria. E poi c'è questa che mi dice che ogni volta che ottengo oro, prendo un oro e un punto vittoria. Mm, andiamo per questa, va? E queste le rimettiamo in fondo alla pila. Come ultima cosa ottengo questo bonus. Posso anche decidere di ottenerlo prima della mia azione. O prima o dopo. Quindi spendo una pietra scendendo a 7 e mi prendo un fantastico ovetto. L'ultima cosa da fare è questa. Tac, adesso vedi la ruota si è bloccata perché il... come diavolo si chiama? Il cubetto è finito incastrato lì dentro. Quindi questo si avanza. In una partita a due giocatori questo riquadro, come puoi vedere, è diviso in due parti perché non appena la freccia arriva qui... Quando questo è però già passato dall'altro lato, si cambiano le tessere e si mettono quelle di livello 2. Ok, vediamo cosa fa Peter Mario. Peter Mario vuole aumentare la sua produzione, in questo caso, quando vedi entrambi i simboli, vuol dire che aumenta quella che io ho più forte rispetto a lui, ovviamente, in questo caso è la pietra e quindi lui aumenta la pietra attacca e in questo caso prende un'altra di quelle tesserine e adesso mischiamo a caso e ne lanciamo una lì, sarà Ok, no, fortunatamente non è caduta, ero in attesa del rumore della caduta, ma non è caduta ed è questa qua. Quindi mi ha lasciato tendenzialmente questa il che non è affatto male. Ora, lui vorrebbe togliere la tessera che si trova qui, ma non essendoci deduco che andrà a togliere magari la successiva. Mm? Facciamo così. Ora il cubetto lo alziamo per far scavallare il buco. Eh, lo mettiamo dentro. Tac. E questo si mette così e di conseguenza questo avanza. Lo abbiamo già fatto avanzare. Perfetto. E quindi tocca a me. Tra l'altro non ci dimentichiamo che io... Quando ottengo pietra o aumento la produzione di pietra, ottengo un punto vittoria e un'altra pietra. Quindi, prima, quando ero a 8, sarei salito a 9 e quindi avrei sbloccato quest'altro bonus, ovvero una finestrella oro. E avrei potuto fare anche un'azione in più. E comunque una pietra non la devo perdere. Ho deciso che farò questa azione per costruire le mura e costruirò la tessera speciale. Mettiamola. Qui, come promemoria, perché io voglio costruire questa, ma mi mancano due monete. Ne ho solo una, quindi, ancora prima di fare questa, spendo le mie due finestrelle per ottenere dell'oro e io ne ottengo tre, salendo a quattro. Ora faccio questa azione, questa qui, posso costruire la tessera speciale e quindi pago due monete e due pietre, ottengo un libricino. E come puoi vedere questo mi farà prendere un'altra tecnologia, vedi? Vado a mettere il mio fantastico muro e diciamo che lo mettiamo così in modo da prendere un segnalino rosso, avanziamo sul tracciato blu, il che come puoi vedere mi fa prendere un altro segnalino blu e quindi ora devo prendere una tecnologia di livello 2. Ne prendiamo sempre 3, le scopriamo e vediamo cosa c'è. Oh, allora, queste mi dicono che ogni volta che prendo delle mura con eh, questo simbolo, che è quello che ho appena fatto, ottengo anche un punto vittoria e una moneta. Quando costruisco delle, degli edifici che non hanno questo simbolo, ottengo un punto vittoria e una moneta. E questo è l'esatto opposto. Ora, siccome ottenere questa tecnologia è una delle prime cose che sarebbe successo all'interno del mio turno, è ovvio che io andrò a prendere questa. Di modo da prendere una moneta e un punto vittoria. E queste finiscono in fondo. In pochi casi l'ordine delle azioni influisce. Questo è uno di quelli. Quindi facciamo girare e rimettiamo questo. Dove sto? <ride> Ho sbagliato, qua sopra. Ok e il gioco tendenzialmente prosegue così. Hai eh, visto quasi quasi tutto. Le uniche cose che non hai visto sono quando arrivi alla fine di questi tracciati, prendi il cubetto e lo vai a mettere su una di queste ceralacca. Questi sono straight, 6 punti vittoria a fine partita, mentre questi sono queste anzi sono delle conversioni che puoi fare a fine partita. Ci metti il tuo bel cubettino, lo puoi fare solo tu, e sai che a fine partita potrai scambiare monete e pietre per tre punti vittoria. Ovviamente, devi pagare le finestrelle per poter mettere il cubettino. Avanzando poi sulla strada del re, arriverai eventualmente in questo spazio dove pescherai tre di queste tessere che sono one shot, ti danno dei bonus molto forti che poi vengono messe qui sopra. E l'ultimo spazio, l'ultimo passo, sarà proprio sul ponte dove prenderai queste tre tesserine. Ne sceglierai una, e queste tessere, essenzialmente, oltre a eventuali bonus eh, immediati, ti danno la possibilità di fare ulteriori punti a fine partita. Che succede, dici mi scelgo questa, mi dice che prenderò due punti ogni mura che ho, la metto qua sopra, ottengo i bonus e lui casca nel ponte, no? <ride> E lo metto lì sopra per indicare che eh, quello è il, uno dei miei punteggi che otterrò a fine partita, ecco qua, in questo modo, ce la faccio? Sì, ce la faccio, ok. Queste tessere oro, come puoi vedere, si trovano anche qui, perché se arrivi sull'ultimo livello della cattedrale puoi scegliere una di queste tre. E poi, alla fine della partita, si ottengono i punti vittoria come indicato qui. Innanzitutto, le piazze che non sono chiuse, ma dove i giocatori hanno dei cubetti, vengono comunque valutate per ottenere i bonus. Poi si vanno a moltiplicare i cappelli, o meglio, i punti vittoria qui dentro per il livello del di questo tracciato si ottengono punti per il muro della fame e la cattedrale dove più questo segnalino va verso destra e più valgono questi segnalini rossi viceversa più questo segnalino va verso sinistra e più valgono questi segnalini blu che poi è scritto qui sotto come puoi vedere il punteggio in più in base al livello che hai raggiunto ottieni anche un certo numero di punti vittoria progressivamente maggiore le lacche come abbiamo visto prima queste tessere come abbiamo appena visto e infine le uova no non infine ci sono le uova che più ne hai e più sono punti e le mura le mura da tre in su fanno ottenere punti vittoria e questo è tutto io ti ringrazio per aver guardato quest'altra puntata se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo mettili nei commenti e risponderò appena possibile ti ricordo di iscriverti al canale cliccare sulla campanellina lasciare un bel commento e un like per far crescere il canale io sono Flavio il Mipol con la camicia e ci vediamo alla prossima